concetto di sostenibilità, secondo me, è cercare di lasciare ai nostri successori, ai nostri figli, un mondo che sia più vicino a quello che hanno conosciuto i nostri nonni. Bisogna vedere il sistema vigneto come un fattore importante nei confronti di tutto quello che circonda lo stesso. Alla luce di questo, la viticoltura deve essere rivista, cioè bisogna prendere e considerare il sistema pianta, cioè la pianta, l'unità produttiva, come il fulcro di tutto quello che è il mondo viticolo. E in che senso? Allora, gli input esterni sono tutti fattori che devono essere ponderati, quindi studiati, per fare in modo che all'interno del contesto si ritrovi un equilibrio. Il primo passo che abbiamo fatto come azienda Argiolas è quello di andare a lavorare sulla formazione della pianta. In questi anni siamo riusciti a eliminare completamente alcuni insetticidi ritenuti tra i più pericolosi e importanti per quanto riguarda appunto la biodiversità, grazie all'inserimento di una tecnica che è quella della confusione sessuale, che sfrutta un comportamento naturale di alcuni insetti, che è quella appunto di attrarre il maschio verso la femmina per la fecondazione. Vengono diffusi, vengono distribuiti all'interno del vigneto una quantità numerata di diffusori, creano una nuvola nel sistema, e quindi il maschio, invece di trovare l'insetto femmina, è confuso e non riesce ad andare a fecondarla. Mancando la fecondazione si riduce notevolmente la deposizione, quindi la chiusura delle uova, le larve successive, che sono poi quelle che vanno a danneggiare il grappolo prima della raccolta.